Ciao a tutti ragazzi, come va? Come sempre qui Agonista, benvenuti in un nuovo video di Pokémon Go e oggi, come da titolo, andiamo a darvi consigli per il team building per le lotte Go. Volevo portare un video in cui parlavamo sia di team building che di strategie nelle lotte, ma era impossibile portare tutto in un lasso di tempo godibile per tutti, quindi ho deciso di dividere i video in due metà e oggi parleremo di team building e poi, per quando saremo pronti, andremo a parlare un po' di strategie nelle lotte, per quello che vi consiglio, anche dato che le lotte stanno cambiando un po'. Abbiamo un cambio di Pokémon in 30 secondi invece che un minuto e vedremo se questa modifica rimarrà anche per le leghe successive. Detto questo, andiamo a darvi un po' di consigli per chi approccia alle lotte Go. La prima cosa su cui voglio porre l'attenzione è sicuramente il Pokémon compagno. Sì, proprio il Pokémon che vi segue mentre voi camminate durante la vostra giornata in Pokémon Go. E perché voglio porre l'attenzione su di lui? Perché lui, quando arriverà a 4 cuori, aumenterà, sia come vostro Pokémon compagno, se lo fate lottare, aumenterà i suoi punti lotta. Questa cosa qui può essere molto utile per voi. Per prima cosa, per far raggiungere a quei Pokémon che non riescono a raggiungere 2500 punti lotta ma si fermano ai 2200-2300, con quel guizzo in più di punti lotta riescono a performare bene anche in Lega Ultra. Mi vengono in mente per esempio un Galvantula o uno Skarmory che sono molto buoni in Mega, ma possono performare bene anche in Ultra se voi appunto gli date questa medaglietta di miglior Pokémon compagno. Ovviamente con i Pokémon, con le caramelle L questa cosa è stata fixata, ma immagino non tutti siamo già al 40, e dunque volevo dirvi questo trucchetto. Io però consiglio di tenere come Pokémon compagno dei Pokémon perfetti e soprattutto dei Pokémon che performano nella Lega Master, come per esempio Gyarados, Metagross, Machamp, e potremmo andare avanti, ma comunque sia dei Pokémon di questo tipo, con appunto dei punti lotta in più quando sarete al 40 o comunque quando andrete a competere in Lega Master, vi saranno veramente utili. Come io appunto ho appena portato a termine il mio Maxicarp, che è un Gyarados perfetto che voglio portare nei pesi massimi della Master. Detto questo, andiamo a parlare invece delle mosse Legacy. So che molti di voi sanno che cosa sono, ma per i pochi che non sanno che cosa sono delle mosse speciali che si possono apprendere solo durante alcuni eventi che fa la Niantic, e quello più famoso sono i Community Day che ci sono ogni mese su un Pokémon solo. Questi eventi permettono che durante l'evoluzione, in quel dato giorno, il Pokémon apprenda una mossa speciale. Di solito per gli starter d'erba Radicalbro, per quelli fuoco è incendio e per quelli acqua è idrocannone. Sono delle mosse che caricano molto più veloce delle mosse normali e vi svoltano il Pokémon da schifo a buono, come per esempio un Venusaur che senza Radicalbro non è valutato per niente bene, invece con Radicalbro diventa veramente performante. Come si possono ottenere queste mosse se io durante quegli eventi non giocavo? Usando le MT fuori classe. Ci sono quelle veloci e quelle caricate. Non le elemosinate, ma investite le vostre MT su dei Pokémon che pensate siano utili per voi per riuscire a buildare un team performante. Io quelli che consiglio di più sono Venusaur, Swampert e Metagross. Ovviamente ce ne sono un'infinità, e puoi farmi sapere nei commenti quelli che attaggano di più. Per quanto riguarda le IV migliori nei Pokémon, ne ho già parlato in uno dei primi tutorial che portavo, in cui c'era solo la mia voce, ma è spiegato molto bene, ti lascio il link in descrizione. Nella descrizione di quel video troverai anche il minutaggio in cui parliamo di questa cosa, dunque vattelo a vedere, ma comunque l'unica cosa forte che devi sapere è che per performare bene in Mega e in Ultra sarebbe meglio che il tuo Pokémon avesse poco attacco e molta difesa e punti vita, parlo delle IV. Inoltre, dedichiamo anche un piccolo paragrafetto ai Pokémon Ombra, che ormai è stata sdoganata questa cosa, ma meglio ridirla. I Pokémon Ombra fanno il 20% in più di danno, anche se subiscono il 20% di danno in più. Io consiglio di utilizzarli come leader per mettere subito pressione con le mosse veloci al vostro avversario e di non averne più di due in un team, altrimenti vi consiglio di essere dei allenatori esperti che sanno dove inserire gli scudi perfettamente, perché un Pokémon Ombra subendo i 20% di danni in più, anche se gli entra una mossa normale, la sente per bene, rega. Ora parliamo appunto del team building e che cosa guardare quando si va a costruire la propria squadra. Quello che consiglio io prima di tutto è sicuramente cercare il canale di Zionic. Chi è Zionic? Uno streamer molto importante, uno youtuber molto importante per quanto riguarda Pokémon Go,
ovviamente internazionale, e molti guardano i suoi video e sono influenzati dagli team che porta lui e cercano di riportarli nelle lotte. Dunque questo vi può dare un discreto vantaggio, dato che o potete cercare anche voi di copiare la sua squadra, oppure potete dire: ok, lui questa settimana ha portato queste squadre, come posso pensare di counterarle? Quindi inserire dei Pokémon che all'interno del vostro team siano già pronti a counterare i Pokémon che lui ha portato in quella settimana all'interno delle lotte. Un'altra mossa dello stesso tipo è quando escono dei Pokémon nuovi all'interno delle lotte Go. Mi viene per esempio in mente Jellicent, che è uscito da poco, molte persone mettono nel team perché è un tank veramente potente, ma ovviamente avendo un Pokémon elettro all'interno del team, sapendo che troverete tanti Jellicent, potete counterarvelo tranquillamente, elettro, erba, quello che volete, dato che sapete che lui è un tipo acqua spettro. Detto questo, prima di parlare proprio del team building in assoluto, voglio consigliarvi alcuni siti che possono aiutarvi a concepire meglio le mosse dei vostri Pokémon e quindi come inserirli all'interno del vostro team. Il primo che vi voglio consigliare, sicuramente, che andremo a vedere tra poco, è pvpoke.com. Lui vi permette di guardare una classifica globale dei Pokémon migliori, ma oltre a questo vi aiuta nel team building. C'è proprio una sezione che adesso andremo ad esplorare che vi fa sapere se il team che avete in mente ha un buona performance all'interno delle lotte oppure non è troppo top. Un altro sito che voglio consigliare è sicuramente Pokémon Go Info, dove cercando il vostro Pokémon potete andare a vedere tutti i moveset, cioè tutte le mosse che ha lui disponibili prima di andarle a cambiare, e quindi capire quali potrebbero essere più utili per voi. L'ultimo è un'applicazione che potete scaricare sul vostro cellulare e si chiama Pokegenie, e attivandola vi permette di valutare i Pokémon e vi dirà se quel Pokémon è buono per una determinata Lega. Io vi dico che sinceramente è attendibile per la Lega Mega e la Lega Ultra, perché per quanto riguarda la Lega Master lui valuta come se voi poteste portare il Pokémon a livello 50, cioè potenziandolo con le caramelle XL, che ovviamente se non siete a livello 40 non potete avere e non potete potenziare quel Pokémon. Bene rega, parliamo finalmente adesso del team building. Per buildare un team bisogna ovviamente avere presente le mosse che avete, quindi cercare di diversificare le vostre mosse, avere due caricate e capire che cosa sono le mosse veloci e caricate. Faremo una breve parentesi, cioè la mossa veloce è quella che voi attivate con il tapping, cioè mentre toccate il vostro schermo, e le mosse caricate sono quelle, i cerchetti che si attivano e che poi dovete fare i vostri magheggi sullo schermo. Perfetto. Dunque, se avete per esempio un Pokémon erba ma che ha una mossa veloce di tipo veleno, non entrerete sicuramente in super efficace su un Pokémon di tipo terra con la mossa veloce, quindi non stupitevi. Bene, dopo questa breve digressione che spero sia appurata per tutti, andiamo a parlare del team building, e per farlo andiamo sicuramente ad usare pvpoke.com. Potete usarlo sia da cellulare che da computer, io ora lo userò da computer perché sono più comodo. Mi pare di aver già detto, appunto, nella sezione rankings troverete le varie classifiche con tutti i Pokémon più utilizzati nelle varie leghe, nelle Premier Cup eccetera, e dunque che può darvi un'idea su che Pokémon migliore da utilizzare. Noi oggi utilizzeremo la sezione Team Builder, che serve appunto per valutare il vostro team se è useful nella lega in cui voi volete andare ad utilizzarlo. Per costruire un team buono, raga, dovete pensare per prima cosa ad un Pokémon, e ovviamente quel Pokémon che vi piace, che ha delle buone invio, che pure avete visto tanto utilizzato e volete usarlo anche voi, gli andremo a costruire ad hoc una squadra intorno a lui, raga. Andate nella sezione Team Builder. Come vedete, nella sezione Team Builder potete scegliere la lega in cui valutare il vostro Pokémon, ovviamente la sezione Premier Cup e tutte le varie coppe. Oggi andremo a costruire un team per la Lega Mega, faremo un esempio ovviamente, e per questo ho scelto di costruire un team intorno a Umbreon, dato che è un Pokémon che tutti hanno già dall'inizio e che è un tank formidabile per la Lega Mega. Quindi andate a selezionare Umbreon, lui ovviamente ve lo darà con anche la mossa Legacy, voi se non ce l'avete la potete benissimo togliere, lo aggiungete qui, e solitamente tutti i giocatori che conoscono questo sito aggiungono 3 Pokémon della loro squadra e poi valutano il team. Io consiglio di valutarlo subito con un solo Pokémon, ovviamente avrete una valutazione scarsissima, ma quello che non tutti sanno è che scendendo qui avrete qui i più e vi dà Potential Alternatives.
e sono i Pokémon che potreste mettere insieme ad Umbreon. Ora che avete scelto il vostro Pokémon, dovete pensare a quali sono le sue debolezze, e se pensate a Umbreon vi vengono subito in mente i Pokémon Folletto e i Pokémon Lotta, raga. Quindi andiamo a cercare subito un Pokémon che può counterarvi i Pokémon Lotta. Mi viene in mente un Pokémon volante super utilizzato nella Lega Mega, che è Altaria, perché Tropius non ce l'hanno in tanti, Pelipper dipende da quanto giocate, e anche Altaria ovviamente è difficile da fare, ma piano piano tutti sicuramente lo vogliono e ce l'hanno. Ora andate ad aggiungere anche Altaria e fate nuovamente Rate Team, così vi cercherà le Potential Alternatives da associare a questi due Pokémon. E raga, come vedete vi do una classifica, voi dovete scegliere quello che vi gasa di più. Come vedete qui ci sono due Pokémon abbastanza difficili da ottenere, poi abbiamo Politoed, Cast Form, forma acqua, Stunfisk di Galar, io per esempio prendo lui, e ovviamente andando a valutare il team vedrete che avremo tante A e tante B, che sono delle valutazioni migliori, raga. Solitamente dovete cercare di skippare le F e le D, perché appunto, soprattutto nella Lega Mega, dovete cercare di ottenere un team che ha una valutazione molto buona. Però ragazzi, dovete anche pensare a che Pokémon potreste incontrare nella Lega Mega, e mi viene subito in mente Azumarill, come può non venirvi in mente? E anche se questo team ha una valutazione molto buona, contro Azumarill come potrebbe comportarsi? Cioè, entrerebbe quasi in super efficacia a tutti, soprattutto se ha idropompa, entrerebbe in super efficacia anche a Stunfisk di Galar. Dunque io cosa faccio? Valuto di nuovo il team e guardo delle potential alternatives, cioè delle appunto alternative potenziali, qualche Pokémon che potrebbe mangiarselo o anche un qualsiasi folletto, e mi viene subito in mente eccolo qui, Venusaur, che tra l'altro c'è stato l'evento di Kanto e penso in molti abbiate. Andiamo ora a valutare il nostro team e come vedrete la valutazione cambierà di un po', avremo un coverage C, quindi molto indietro rispetto a quello che abbiamo detto, però avremo un bulk A, e io straconsiglio di avere bulk A soprattutto se sei nuovo nelle lotte, perché vuol dire che il tuo team non avrà molta difficoltà a scudare le mosse, quindi potrai scegliere tu quando usare gli scudi, perché il tuo team è fatto da molti tank, cioè Pokémon che possono incassare bene le mosse. Safety vuol dire che il tuo Pokémon può combattere con molte squadre all'interno della Lega Mega che sono spesso utilizzate, avete la B. E Consistency vuol dire che il vostro Pokémon picchia duro, raga, con le caricate inizia a dare davvero fastidio se iniziate a beccare i matchup giusti. Ovviamente avete coverage C, che vuol dire che dovete gestire bene il fatto che non coprite tutti i tipi di Pokémon. Ragazzi, ora vi mostro un'altra cosa che può esservi interessante se non avete molta idea su dei safe swap, cioè dei Pokémon che quando entrate nel match, per esempio con Umbreon, vi trovate subito una Azumarill contro e dovete cambiare perché ovviamente avete un folletto contro, chi potrei mettere? Andate su Rankings, eccoci qua, e qui avete delle classifiche, cioè soprattutto i top leader, quindi qui avete i top leader, raga, ma qui potete andare a vedere gli switches, cioè i cambi. E questi sono i cambi più safety da utilizzare, ovviamente vanno vestiti di un team. Però volevo farvi notare anche questa funzione di pvpoke.com, che a mio parere è molto interessante. Detto questo, raga, questo è come buildare un team in modo intelligente, cioè vestire il Pokémon che avete scelto sarà il leader del vostro team. In quel caso, nel caso appunto di Umbreon, Altaria, Venusaur, io consiglio di avere come leader Altaria, che mette molta pressione con l'attacco veloce di tipo drago. Detto questo, raga, spero che la guida sia stata molto utile, spero di non avervi annoiato, ci vediamo presto con un consiglio in pillole per le strategie da utilizzare all'interno delle lotte. Fatemi sapere se avete commenti e altre informazioni che volete dare, il più interessante lo metterò sicuramente in evidenza. Ci vediamo tutti ad un prossimo video, raga, ciao a tutti, yo!